All'Istituto Sacro Cuore di Napoli, genitori, insegnanti ed educatori si mettono alla prova. Nel corso dell'Open Day si è discusso del contributo dell'esperienza educativa per il bene della città. Un'occasione per confrontarsi, per offrire ai genitori l'opportunità di visitare il complesso di Piazza Europa, per gli alunni di mostrare i loro lavori e per le istituzioni di riflettere. Maurizio Lupi, vicepresidente della Camera dei Deputati, ha accolto l'invito dell'ingegnere Antonio Romano, vicepresidente della Fondazione Romano Guardini. Ci troviamo per la prima volta di fronte a una situazione particolare, una generazione di giovani che è come se crescesse senza padri, quindi come se fosse bloccata. Questo dipende in particolar modo da noi adulti, dalla capacità che abbiamo di far vedere un positivo, di indicare una strada positiva, e l'educazione è questa strada. Dopo la tavola rotonda, Lupi ha visitato la scuola e si è intrattenuto con gli studenti per uno scambio di battute e qualche fotografia. La sfida vera, la sfida che abbiamo davanti, prima ancora che rispondere alla crisi economica, è rispondere alla crisi educativa. Noi possiamo solo guardare con certezza al futuro del nostro paese se investiamo sulla persona, sulla qualità delle persone, sull'educazione. E qui si vede gente che vuole essere protagonista della propria vita, della propria educazione, dei propri figli, senza aspettare che qualcuno gli dia la risposta. L'assessore all'istruzione del Comune di Napoli, Anna Maria Palmieri, dopo aver portato alla platea il saluto del sindaco, si è soffermata immediatamente sul titolo scelto per la giornata. Se noi vogliamo educare alla cittadinanza, alla sostenibilità ambientale, all'equità sociale, se vogliamo educare a tutti i valori di cui spesso oggigiorno parliamo e che vediamo contraddetti dalla realtà, è soltanto da qui che bisogna partire. Soddisfatto della giornata anche Roberto Zecca, amministratore delegato della Fondazione Romano Guardini. La ipotesi di lavoro, che per noi è vitale, quindi la radice carismatica e filosofica, per noi sono sempre, diciamo, il motore di ogni opera educativa. E la struttura deve assecondare questa finalità.